A Caltanissetta si è tenuta una giornata dimostrativa di trebbiatura del colza. La trebbiatura del colza rappresenta, diciamo, la fase finale di questa attività progettuale che il Parco Scientifico ha avviato ben 3 anni fa. Abbiamo appunto sviluppato in alcune aziende agricole menissene e anche fuori provincia, provinciali, dei campi sperimentali di colza. Il colza è una coltura oleaginosa che ben si inserisce negli ordinamenti colturali delle nostre aziende agricole. E appunto abbiamo voluto dimostrare agli agricoltori come questa coltura può essere in questo caso trebbiata con delle comuni metitrebbie, quindi raccolta con delle comuni metitrebbie, e come questa coltura può veramente diventare un volano può permettere alle aziende di poter aumentare la propria redditività. Questo perché dal colza noi otteniamo olio vegetale e successivamente biodiesel. Noi siamo riusciti a chiudere il cerchio, abbiamo trovato anche una cooperativa di Milano che ha acquistato e acquisterà tutto il seme prodotto nelle nostre aziende, e quindi questo può diventare veramente un'opportunità importante, anche perché il colza non sostituisce le colture agricole tradizionali come il grano, ma anzi entra in avvicendamento e migliora i terreni. Abbiamo visto su questi campi come addirittura le rese di grano in successione a colza sono aumentate di ben il 30%. Noi immaginiamo a Caltanissetta, in provincia, ma anche su tutto il territorio regionale, sappiamo benissimo la vocazione agricola che abbiamo, di poter avviare queste filiere agroenergetiche e diciamo, emulare quello che si fa per esempio in Austria. In Austria 90 agricoltori si sono consorziati, hanno appunto acquistato una spremitrice e attraverso la semina del colza questi stessi agricoltori si autoproducono e autoconsumano per la trotturazione l'olio vegetale prodotto. Quindi questa è una cosa che si può fare benissimo a Caltanissetta, nella nostra provincia, perché siamo da questa sperimentazione riusciti a ottenere delle rese soddisfacenti per ettaro, ben 34 quintali, e quindi questo ci permette appunto di avere una buona base di partenza. Qual è il mercato del colza? Beh, il colza, diciamo che tra virgolette va a ruba l'olio di colza più che altro, perché l'olio di colza serve per alimentare molti impianti che appunto producono energia elettrica. Oggi il colza va dai 35-40 centesimi chilo, quindi l'azienda appunto in cui abbiamo effettuato la trebbiatura ha prodotto quindi quasi 50 quintali e 80 di colza di granella, spendendo circa 600 euro. Fate voi i calcoli, considerando che un chilo di colza viene acquistato a 35 centesimi chilo.